Con questo filmato vogliamo far conoscere ciò che è stato fatto e ciò che ancora si deve fare per il nostro territorio. Non sempre è stato facile ottenere fondi per migliorare la vivibilità e l'economia dei nostri luoghi. La comunanza agraria è vita. Dobbiamo tutelare le nostre montagne, valorizzare i nostri usi, costumi e consuetudini, ma soprattutto mantenere intatte le nostre identità. Il presidente e l'amministrazione tutta vi augurano una buona visione. Nell'ambito della festa di San Macario si è dato il via ai lavori di ristrutturazione eseguiti con i fondi regionali CEE del 1992. Erano presenti Don Fabrizio Proietti, parroco dell'abbazia di Sant'Eutizio, il sindaco di Preci Natichioni, l'assessore provinciale Castellani e l'assessore regionale Bocci. Nel discorso fatto dal presidente della comunanza Masciotti si annunciava che verranno eseguiti i lavori della cappellina e che verrà portata l'acqua a San Macario. È necessario, dice il presidente, attivarsi per trovare i fondi per eseguire i lavori di ripristino della sede della comunanza agraria. La festa è proseguita allietata dall'organetto di Antonio Corazzini con gli stornelli di Giuseppe Scarponi e Angelo Piccioni. Porchetta, prosciutto, fave e pecorino sono stati offerti a tutti i partecipanti. Il 23 maggio 2000, con l'inaugurazione del nuovo millennio, si è dato il via alla processione che porta il santo all'abbazia di Sant'Eutizio, partendo dalla chiesa di San Giovanni a Piedivalle. Partecipato all'evento, oltre al sindaco Bellini e al presidente Masciotti, alcuni comuni della Valnerina con i rispettivi sindaci e gonfaloni. La banda musicale di Norcia, scortata dai carabinieri e dalla polizia di Stato, ha accompagnato la processione. Tutto è stato organizzato dalla comunanza agraria.
All'eremo di San Fiorenzo, la comunanza ha eseguito i lavori di realizzazione del tetto e del campanile. I lavori sono stati eseguiti con i fondi della comunanza agraria. Sarà cura dell'ente provvedere inoltre alla soppalcatura delle arcate interne alla chiesa. Un ringraziamento va anche all'eremita Taddeo, che con dedizione e umiltà ha dedicato tutta la sua vita ad innalzare questo altare. La comunanza agraria ha provveduto anche alla sistemazione del sentiero che porta a San Fiorenzo e alle grotte di San Fiorenzo. A Colle Scille, la comunanza agraria ha provveduto a realizzare le panche di fronte alla chiesa. Qui il panorama domina la vallata e questo nuovo spazio rinfranca lo spirito e infonde tranquillità agli abitanti del posto e ai visitatori. Grazie alla comunanza agraria, nella zona di Colle Scille sono state inoltre attrezzate diverse aree picnic. Chiunque vorrà potrà usufruirne per cuocere salsicce e per godersi il paesaggio. Anche a San Marco, la comunanza è intervenuta con l'installazione di aree picnic. La comunanza ha restaurato la fonte di valle, ripristinata con i fondi dell'ente e necessaria per l'abbeveraggio delle pecore sopravvissane. La comunanza ha installato delle nuove panchine. La comunanza ha provveduto con i propri fondi anche al ripristino della fonte dell'Opa, situata nei casali di Acquaro. Molti altri sono gli abbeveratoi e le fonti che la comunanza ha voluto ripristinare, perché hanno rappresentato nel corso dei secoli un importante momento di vita per la popolazione che praticava sostanzialmente la pastorizia. Oggi pochi sono gli operatori agricoli rimasti a pascolare, ma le opere realizzate rappresentano un recupero dell'antica tradizione. La strada che da valle porta a San Macario in passato non era transitabile a causa dei continui smottamenti. Grazie ai lavori svolti dalla comunanza agraria, il sentiero è ora percorribile e rappresenta un nodo centrale per tutti i frazionisti del comune di Preci. Il fondo della carreggiata è stato realizzato in cemento armato. Questo consentirà una durata nel tempo e una percorribilità immediata. Finalmente nel 2003 è arrivata l'acqua a San Macario. Le promesse vengono mantenute e la comunanza agraria porta l'acqua vicino all'eremo. Sono state eseguite due opere di presa, una vicina alla cappella e un'altra necessaria all'abbeveraggio del bestiame. Per la chiesa della Madonna del Ponte si è provveduto al ripristino del tetto, mentre per la chiesa di San Giovanni di Piedivalle l'ente ha effettuato i lavori di installazione delle ringhiere. Con i fondi propri e con il cofinanziamento della comunità montana, la comunanza ha realizzato il laghetto artificiale, bacino necessario per l'acqua ad uso zootecnico e per lo spegnimento di eventuali incendi. Tale opera è stata realizzata con materiali ecocompatibili. Nel 2004 la comunanza agraria ha provveduto alla realizzazione della propria sede interamente in pietra. Ultimamente è stata dotata anche di un'area giochi attrezzata per la gioia dei bambini. Nel 2009 la comunanza agraria ha commissionato l'abbellimento della cappella di San Macario con un dipinto murale realizzato dal maestro Giano da Visso e che verrà inaugurato a maggio 2010. Vengono rappresentati i santi eremiti Fiorenzo, Macario e l'abate Eutizio. Sullo sfondo dell'opera c'è la rappresentazione del territorio umbro. L'artista ha saputo rappresentare in soli 5 metri quadrati il vero volto dei santi, a cui questa terra dedica il suo cuore. Queste le opere più importanti che la comunanza agraria di Sant'Eutizio ha realizzato in questi ultimi anni. Fondamentale il ruolo che svolge per la difesa della montagna, del territorio, dei boschi e dei pascoli, a beneficio degli utenti, ma anche di tutta la collettività.